Due funi in acciaio con una serie di pioli in legno e ai capi degli occhielli per attaccarli a degli speroni. Eccola la scaletta della città sotterranea delle Dolomiti, un vero e proprio formicaio sotto le nevi eterne. Questa veniva montata sull'interno delle grotte di ghiaccio. Questa qua è stata recuperata su una, praticamente sulla zona di Cortina. Questa è stata recuperata su una zona di Cortina, su una soffitta che è stata, diciamo così, pulita. Sicuramente chi l'ha custodito per quasi un secolo voleva non si cancellasse quell'esperienza folle e straordinaria della città del ghiaccio, dimostrazione tangibile della follia di una guerra che spingeva gli uomini in zone impossibili, ma anche del genio che ha permesso di adattarsi ad ogni situazione estrema. E questa immagine con i soldati che trascinano su per la vetta in mezzo alla neve dei cannoni smontati, o quest'altra di un pezzo di artiglieria issato con le funi, ne sono la testimonianza visiva. E se pensate che siano disegni, guardate il pezzo che ancora oggi compone il sacello ai caduti italiani sulla Marmolada. È lo stesso pezzo costruito dalla Skoda. Qui hanno vissuto gli anni della Prima Guerra Mondiale gli austro-tedeschi rappresentati da questi volti. Un vecchio e un giovane Kaiserjäger, ovvero gli alpini di Franco Giuseppe, soldati tirolesi particolarmente fedeli all'imperatore oltre che esperti di vita in montagna. Eccoli all'inizio di uno dei cunicoli di questa caserma di ghiaccio dove si viveva, si preparavano le armi, difendendosi così dal gelo degli oltre 3.000 metri di quota. Nella Marmolada, quando era l'inverno, era meno 35, 30-35, vinse sotto il ghiacciaio c'erano dai meno 5 e meno 7, perciò erano una dispersione di 28-30 gradi. Ecco come veniva utilizzata la scaletta dei ghiacciai tra piano e piano, ma anche per la vedetta esterna. Montavano la guardia fuori a meno 35, dopo mezz'ora, perché il cambio veniva dopo mezz'ora. Perché se no si restavano là un'ora, praticamente si congelavano tutti. Situazioni che oggi consideriamo folli ed estreme, che per questo non vanno dimenticate.